Entrare nel canale di Grado è qualcosa di irreale. Le piccole case hanno qualcosa di magico e nell'afa di questa giornata di luglio sembrano un miraggio. Gente semplice popola un mondo incantato dove il tempo è scandito dalle maree, dal turbinio del vento che canta nelle antiche calli e dalla conoscenza profonda del mare e della laguna. Un bimbo scalzo ci guarda divertito dal molo mentre il Prometeo attracca in banchina. Ha una maglia consumata ed un paio di calzoni troppo grandi tenuti fermi da una bretella con cucito un grosso bottone che ha visto tempi migliori, ma sorride felice alla vista di tanti pomposi turisti. I marinai gli lanciano una cima che lui immediatamente raccoglie ed aiuta a preparare l'attracco. I passeggeri hanno sempre fretta, anche quando non serve. Sentono la necessità di essere i primi, senza rendersi conto di quanto siano ridicoli, perché non cambia assolutamente niente. I facchini sono pronti a portare i bagagli a destinazione con dei piccoli carretti. Sono ben organizzati i nativi, di necessità virtù. Non credo ci sia molto da fare sull'isola durante i mesi d'inverno. Solo la pesca ha un ruolo molto importante. È chiaro che nel periodo estivo le cose cambiano grazie al turismo. Gli alberghi offrono una buona fonte di reddito per i facchini, i cuochi e i camerieri. Poi ci sono le persone che lavorano negli stabilimenti balneari. Di manovalanza c'è sempre bisogno.